Sono in gran parte professionisti, in totale 51 i beneficiari della linea A del bando Fare Centro, che stanzia complessivamente 12 milioni di euro per sostenere il rientro delle attività economiche nel centro storico dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sismico del 2009. Sono 235 in totale le domande pervenute, di cui 150 idonee, 4 idonee con riserva, 34 escluse e 44 respinte nell'ambito della linea A, rivolta al ritorno di attività già presenti alla data del 6 aprile 2009. Insieme ai professionisti, il maggior numero di domande arriva da ristorazione e bar, commercio a dettaglio e servizi. 2 su 4 invece le domande idonee della linea C, riservate al processo di riqualificazione di viale della Croce Rossa all'Aquila. Una è del distributore di carburanti, l'altra dell'officina meccanica. È per questo che la linea B, destinata agli operatori che hanno avviato o intendono avviare l'attività ex novo successivamente al terremoto, potrà beneficiare di un ulteriore milione di euro. Abbiamo fatto in fretta, rispettando i tempi, tempi, mi permetto di dire, imparagonabili con altri bandi, imparagonabili. Lo abbiamo fatto con una risposta di ammissibilità molto elevata, che deriva dal fatto che noi siamo stati molto scrupolosi nella valutazione qualitativa, ma non diciamo burocratici nella valutazione formale, e poi abbiamo avuto un esito importantissimo in questa prima fase, che è la linea A. Adesso, entro il mese di dicembre, presenteremo la linea B, ma il bando continuerà, perché questo è un bando concepito per durare nel tempo.